Ehi, ma non avete occhio? Non vedete che pende a sinistra? Spostatela, abbassandola a destra. Centratela bene. Signor Duca. Che cosa c'è? Signore, sono arrivate le foto della partenza della duchessina che avevate ordinato di fare. Fa vedere. Ecco. Spero che Charlotte faccia un buon viaggio. Certo, perché non dovrebbe? Quello è il miglior piroscafo per il Canada. Ma questa? Eh? Ma è Marie, la figlia del conte Morin. Questo vuol dire che si trova sulla nave insieme a Charlotte. A giudicare dalla fotografia non c'è dubbio. Vallo immediatamente a controllare. Subito. Perché Maria avrà voluto prendere quel piroscafo? È ancora storta. Che ci stiamo allontanando sempre più dalla terra del nord. Ma io non ho paura di Marie. Non mi lascerò mai sconfiggere da quella donna, s'assicuro. Signorina Montfort? Sì? Il pranzo è pronto. Volete scendere in salone, per favore? Grazie tanto. Dovere. Ci sono anche Milena e lo zio Alberto. Chissà chi staranno complottando. Ah! Ah, laggiù, laggiù c'è un topo! Ma dove? Un topo? Cameriere, questo è il ristorante dei passeggeri di prima classe, vero? Certo. E vorreste che i passeggeri di prima classe pranzassero dove circolano luridi topi? Oh, ma cosa dite mai, signora? Noi abbiamo una grande cura dell'igiene. E allora fate uscire quella bambina! Marie! Ha un lurido topo sulla tavola! Mica non è un topo, è un animale domestico che si chiama hamster. Ma l'hamster non è della stessa famiglia dei topi? È vero, ma non è affatto lurido. Se è così, avrà certo passato la quarantena. La quarantena? Quando si portano animali da un paese all'altro, è richiesta la quarantena. Beh, veramente. È cosa nota che particolarmente i topi possono portare i bacilli della peste. La peste? Davvero la peste? Mica, non ha nessun bacillo della peste. I bacilli della peste non si vedono certamente ad occhio nudo. Calma, signori! Vado a chiamare subito il capitano. Non devi aver paura, Spica. Qualsiasi cosa succedesse, ti proteggerò io. Oh, avanti! Sono il medico di bordo. Che cosa volete da me? Ho parlato della questione con il capitano. Ci prenderemo noi cura del vostro animaletto, signorina. Me lo toglierete? È necessario, perché i passeggeri sono allarmati. Ma è un allarme che è stato creato apposta per farmi del male. Ma a questo punto, signorina, in qualità di medico, io non posso più acconsentire a che lo teniate, non avendo passato la quarantena. Su, via, datemelo. No, non ve lo darò mai. Signorina, vi prego di evitare complicazioni. Datemi l'animale. Vi giuro che né io né Spica usciremo più da questa cabina. Così tutto è risolto. La questione non può essere chiusa in questo modo. Certo che non è possibile. Marie! Tutti i passeggeri di prima classe sono particolarmente agitati. Si sentono sconvolti dall'idea di dover subire la vicinanza di un così pericoloso animale. Marie, fino a dove vuoi arrivare nel tuo odio verso di me? Qui non si tratta di odio. Tu hai portato a bordo un animale pericoloso, contro le regole della legge. Bene, signorina, datemi l'hamster.
Che cosa avreste intenzione di fargli? Di isolarlo in fondo alla stiva. Allora mi trasferirò anch'io in fondo alla stiva. Che cosa dite? Gli esseri umani non vivono in fondo alla stiva. Io non intendo farmi separare da Spica. Attenta, qui in fondo c'è buio. Buono, Spica, non devi aver paura. Ma ci sono mucche qui sotto. Certo, capi pregiati esportati in Canada. In Canada? Vi siete fatta male, signorina? Voi amate davvero molto gli animali. Certo, e sto viaggiando per tornare alla mia fattoria in Canada. Ringrazio la cattiveria di Marie che mi ha fatto conoscere un posto così bello. Questo posto vi sembra davvero così bello? Dottor Perkins, permettete che io abbia cura di queste mucche. Che? Le sta bene. A quest'ora starà a piangere in fondo alla stiva. Beh, non lo puoi dire. Ma che cosa significa? Che Charlotte non è tanto debole da piangere, lo sai, no? Vorresti dire che lì si è organizzata una festicciola con i topi? Più tardi manderò qualcuno a vedere che cosa fa. Penso che non ce ne sia bisogno. Scusa. Volete danzare con me, dottore? Siete libero? Sì, con piacere. Che notizie avete? Notizie di chi? Di Charlotte. Dice che vi ringrazia per l'occasione che le avete dato. Come sarebbe? Scusate, ma vi sentite bene? E perché me lo domandate? La vostra mano mi sembra troppo calda. Avete la febbre? Ma che vi viene in mente adesso? Fatemi vedere la gola. Ma dottore, siete impazzito! Niente affatto, sono un medico e so quello che dico. Per ora farete bene a restare a letto, calda e riguardata. Temo che la temperatura potrà salire in serata. Tornerò a vedervi dopo. Ma dottore, si tratta di un raffreddore? Ancora non posso pronunciarmi, signorina. Devo aspettare gli sviluppi. Vuoi qualcosa da bere, cara? No, grazie. Questa febbre non ci voleva. Mi dispiace, sei stata sfortunata. È una fortuna, invece. Ma perché mai? Fingerò che mi sia venuta la peste. Dicono che abbia la febbre alta. Eppure ieri a pranzo sembrava normale. È proprio così che si manifesta la peste. La peste? Ma potrebbe scatenarsi un'epidemia a bomba. Certo, se comincia a diffondersi non si può frenare. Buttare a mare Spica. Questo è l'ordine del capitano. Ma dottore, Marie è stata veramente colpita dalla peste? Al 99% direi di no.
Ora, perché? Ho cercato di persuadere il capitano, ma i passeggeri non vogliono sentire ragione. Oh no, non voglio! Fermo, spica! Spica! Vieni fuori! Spica, dove sei? Spica, non aver paura, non ti farò mai buttare in mare. Questa è una complicazione, Charlotte. Eh? Se per caso scappasse dalla stiva e fosse preso da qualche marinaio, verrebbe immediatamente gettato in mare. E lo fareste anche voi, dottore, nel caso che riuscisse a prenderlo? Sì, però lo farei a modo mio. Tutti quanti stanno cercando il topolino. E non l'hanno trovato? Finora si è nascosto, ma lo prenderanno subito, vedrai. Ehi, non l'hai ancora trovato? Beh, non è una cosa tanto facile trovare un topo. Bisogna guardare in ogni angolo. Ehi, voi, ascoltate. Sì, signore, dite pure. Fammi preparare la carrozza. Per andare dove, signor Duca? Sono molto preoccupato per Charlotte. Ma si trova sulla nave diretta in Canada? Fa come ti ho detto. Vado subito. Dove devo dirigermi, signor Duca? Alla chiesa. Alla chiesa? Scusate, volete proprio dire a quel gran fabbricato con un campanile ed una croce in cima dove si dicono delle messe? Non fare il cretino, non è il momento. Su, sbrigati! Subito! Oh, oh! È incredibile, il duca non metteva più piede in chiesa da anni. Deve volere davvero molto bene a quella bambina. Non mi piace l'idea di dover chiedere qualcosa a Dio, ma non posso farne a meno. L'hai trovato? Oh, no! L'hai visto? No! Spica, non farti prendere! Che c'è? Non credo che sia venuto sul ponte. Non gli piacciono i posti dove c'è tanta luce. Allora vado a guardare nella cabina di seconda classe, eh? E lassù! Dove? Sull'albero maestro! Mica! Come hai fatto ad arrivare fin lassù, tu che sei tanto pauroso? Signore, ti prego, proteggi la mia nipotina Charlotte. Ora seppellirò questo dannato portatore di bacilli in fondo all'Oceano Atlantico. No, vi supplico, non lo fate! Non uccidete, Spica! Dottore, eseguite! Per pietà, non lo uccidete! Fermatevi, non voglio! Non voglio! Non voglio! Non lo uccidete! No! No, non lo fate! Ah, lasciatemi! Lasciatemi! Spica, perdonami, è colpa mia. Se ti avessi fatto fare la quarantena, ti avrei salvato la vita. Signorina. Uscite subito di qui! Non voglio né vedervi né ascoltarvi! Stavolta vi mostrerò uno spettacolo divertente. Questo è un carissimo ricordo di mio padre. Per me è altrettanto prezioso quanto Spica lo è per voi. Adesso lo lancerò contro la parete. Non me ne importa niente, tanto Spica è perduto!
Comunque, guardate lo stesso. Hop! Guardate per terra adesso. L'orologio non c'è più. Ecco, l'orologio è qui. L'ho scambiato mentre lo facevo roteare. Ma allora... Mi diverto a fare questi giochi. Attenta, guardate. E voilà! Oh, spiega! Badate però. Spica deve essere creduto morto da tutti a bordo, perciò mi raccomando, attenzione. Non so come ringraziarvi, mi avete dato una grande felicità. Quello che ho buttato a mare era un pezzo di cavolfiore. E ora, con permesso, devo visitare una paziente. Grazie ancora, bravo dottore, è stato buono. Spica, ti batte il cuore. Temo che siate stata contagiata dalla malattia della signorina. Ma si tratta di un semplice raffreddore. Potrebbe anche essere la peste. Eh? Ehi, non ci mettiamo a scherzare. La peste è stata completamente debellata da almeno 2 secoli. Un caso simile non si può prendere alla leggera. Come medico di bordo ho il dovere di tenervi chiusi in cabina fino all'arrivo. Ma non è possibile! Giacché il sospetto non può dirsi fugato, i passeggeri non sarebbero tranquilli. Per loro due può anche andar bene, ma io mi sento in perfetta salute. I portatori sani sono i più pericolosi. Mi dispiace, ma ho il dovere di chiudere la porta della cabina dall'esterno. Ma allora ci tenete tutti prigionieri qui? Scusatemi, ma il responsabile della salute di tutti i passeggeri a bordo sono io, signori. Ma no, sentite, dottore. In fondo quei 3 mi fanno pena, dottore. Una punizione se la sono ben meritata. Ma che bel viaggio. Ballate bene. Cavaliere, anche senza di te... Ho trovato una persona che mi ha protetto. Però avrei tanto voluto che il dottor Perkins fossi stato tu. A che cosa state pensando, Charlotte? Oh, beh, non lo immaginate. State pensando alle mucche nella stiva. Proprio. Buongiorno, ma in questa oscurità non potete distinguere il giorno dalla notte. Pur essendo su di una nave, non avete mai visto il mare. Oh. Che cosa c'è che non va? Oh, aspettate, buone! Vado a chiamare immediatamente il dottor Perkins. Pur essendo lì sotto, si sono accorte che stavamo arrivando. È qui che mamma mi sta aspettando. Mamma, cavaliere, sono qui. Sandy, Melville, Casey, Sammy, Jim.
Fiocco, sono qui! Charlotte, mentre chiamava nel suo cuore quelle persone a lei tanto care, credeva di vedere nelle onde del mare l'ondeggiare delle messi della fattoria. E la piccola onda bianca era Fiocco, l'agnellino. Il Canadà le dava il benvenuto con tutta la sua maestosa bellezza. Ma come avrebbe trovato le cose alla fattoria? L'ansia era in fondo alla sua gioia.